Buongiorno, oggi ho deciso di raccontarvi una storia da questa splendida montagna. La conoscete la storia della felce e del bambù? C'era una volta un falegname che aveva una falegnameria che funzionava molto bene, una splendida moglie e due bellissimi figli. Tutto sembrava andare benissimo fino a quando iniziò una grandissima crisi nel suo lavoro, per cui a un certo punto la falegnameria iniziò a non funzionare più, quindi nessuno andava più ad ordinargli mobili e lui iniziò ad essere nervoso, per cui iniziò anche a litigare con la moglie, a essere molto nervoso e negativo con i suoi figli, e tutto sembrava improvvisamente andare male. Allora, molto scoraggiato, decise di andare a trovare un saggio nel bosco. Il saggio lo accolse, lo fece accomodare e di fronte a una tazza di tè lo ascoltò che gli raccontò la sua storia. Dopo averlo ascoltato attentamente, il saggio disse al falegname: «Voglio raccontarti una storia. Ti racconto la storia della felce e del bambù. Molti anni fa decisi di piantare nel mio giardino la felce, dei semi di felce e di bambù. Iniziai ad annaffiarli e a curarli entrambi e mentre già nei giorni successivi le piante di felce iniziarono a fiorire, iniziarono a diventare rigogliose, delle piante di bambù neanche l'ombra. Ma io continuai tutti i giorni ad annaffiare tutte le piante di felce e di bambù e a nutrirle, a curarle. E dopo almeno 5 anni iniziò a spuntare la prima pianta di bambù e in soli pochissimi giorni iniziò a crescere tantissimo e a diventare molto più grande in pochi giorni delle piante di felce che erano lì e che erano lì già da 5 anni. Che cosa ti voglio insegnare con questa storia? Disse il saggio al falegname. Che ci sono momenti della nostra vita in cui sembra che noi non riusciamo a raccogliere i frutti del nostro lavoro e sono proprio quelli i momenti in cui non dobbiamo scoraggiarci, ma anzi dobbiamo continuare ad annaffiare e a curare, perché il frutto lo potremmo raccogliere anche a distanza di molto tempo. Quindi se io, disse il saggio, mi fossi scoraggiato e non avessi continuato a curare le piante di bambù, adesso non avrei questo bellissimo boschetto di bambù che tu ora puoi vedere. Quindi questa è una favola che ho voluto raccontarvi per riflettere su come a volte, anche se sembriamo non riuscire a raccogliere subito i frutti del nostro impegno, del nostro lavoro, è solo non arrendendoci che possiamo invece alla fine raccogliere questi frutti. Spero che questa storia vi sia piaciuta in questa ambientazione così naturale in cui oggi ve l'ho voluta raccontare, e raccontatemi pure la vostra esperienza e scrivetemi nei commenti se volete. Arrivederci!